partiti. È in vantaggio Weifarer davanti a Sciabi, Capesaro, Ftan, Exilisi, Juice Park, Young Stack, Kecek, Strike Force. All'inizio della curva passa Sciabi davanti ad Exilisi, Weifarer, Ftan, Capesaro, Touch Noir, Juice Park, Young Stack, Kecek, Strike Force. Poco prima dell'ingresso in dirittura, in vantaggio Sciabi davanti ad Exilisi, Weifarer e Ftan. I cavalli entrano in dirittura. Con Sciabi in leggero vantaggio, attaccata all'esterno da Exilisi, tra i due Weifarer. A centropista Ftan, seguono Capesaro, Touch Noir, Young Stack e in leggero vantaggio Sciabi, attaccata all'esterno da Weifarer. E Ftan, seguono Exilisi, Capesaro e Young Stack, passa Weifarer davanti a Sciabi e Ftan in vantaggio Weifarer davanti a Sciabi, Ftan e Capesaro. In dove che quando Piero parla è come una sentenza. Weifarer e Sciabi sono sul traguardo, eh? E quindi Weifarer, il cavallo che Piero ci ha dato come tac, ha colpito pesantemente e ha avuto ragione di Sciabi, che comunque lo fino alla fine. Poi c'è Ftan e si chiude così la bella giornata di Capannelle, che ha avuto due listed, due corse di gruppo, tanto entusiasmo, tanta passione, tante belle corse. Mario, grazie mille, grazie a te, grazie a Gabriele, grazie anche a Piero per il vostro contributo, i vostri consigli sempre utili e preziosi per questo bellissimo pomeriggio romano. Rientriamo.